Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: «Va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto si è pervertito. Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicato. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: ecco il tuo Dio Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto». Il Signore disse inoltre a Mosè: «Ho osservato questo popolo, ecco, è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande nazione». Mosè allora supplicò il Signore suo Dio e disse: «Perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande forza e con mano potente? Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra di cui ho parlato la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre». Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia mettendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me, per primo, dimostrare tutta quanta la sua magnanimità e io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte». Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolse tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno di quegli abitanti della regione che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse:
quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello rispose: Tuo fratello è qui. E tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando. E tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Cari fratelli e care sorelle, la 24esima domenica del tempo ordinario ci presenta le parabole della misericordia, che sono particolarmente care all'Evangelista Luca, proprio perché uno dei tratti caratteristici del volto del Signore che ci vuole offrire è proprio quello della misericordia. E c'è in tutte e tre le parabole una accentuazione particolare, che è precisamente quella della gioia per ogni peccatore perduto e ritrovato. Così nel caso della pecorella smarrita, della moneta che viene ritrovata dalla donna, e soprattutto nel figlio il prodigo che torna alla casa del padre, anche se ovviamente non è compreso dal figlio maggiore e non capisce il senso di quella gioia. E questo tratto caratteristico di tutte e tre queste parabole ci vuole offrire questo messaggio centrale. Il messaggio centrale è proprio quello di fuggire quel senso di vergogna, quel senso di colpa che tende a rinchiuderci per aprirci alla grazia di Dio, trasformarsi in un autentico senso del peccato, che vuol dire consapevolezza del male compiuto, ma altrettanta consapevolezza del perdono ricevuto, e che ci rimette per strada, non cancellando il passato, ma riconciliandolo perché possa diventare forza per il futuro. E delle tre, ovviamente, la più articolata è quella che riguarda il Padre misericordioso. Prima ancora dei due fratelli con le due risposte contrastanti, c'è al centro la figura del Padre misericordioso, che acconsente a quella rivendicazione di libertà del figlio più piccolo, condivide la parte di eredità che gli appunto spetta e non semplicemente lo lascia andar via dimenticandosi di lui, ma sempre attendendolo perché possa egli ritornare. E così, quando dopo il pentimento, dopo il proponimento
di ripresentarsi nella casa del padre, consapevole che non ha più la dignità di figlio, ma vuole almeno essere accolto come uno dei servitori. Ecco che il padre è sulla porta che lo attende, lo vede da lontano, gli getta le braccia al collo e soprattutto, appunto, lo riaccoglie, non semplicemente come pensava al massimo di poter pretendere il figlio minore come un servitore, ma addirittura nuovamente come figlio, a cui vengono messi i calzari ai piedi, il mantello e l'anello al dito, segno di questa condizione ritrovata. E perché questo percorso sia stato possibile, certamente il figlio minore, vedendo pian piano devastata la sua vita, ecco che è rientrato in se stesso. Perché il peccato tende a allontanarci, a alienarci da noi stessi in un mondo artificiale, dove non c'è vita e pian piano si sente questa fame. Il coraggio di guardare dentro noi stessi, non soltanto con il nostro sguardo per giustificarci o per assolverci o per condannarci, ma con lo sguardo del Padre, è la caratteristica saliente, è ciò che permette la variazione, la trasformazione. E poi ovviamente il Padre, che è sempre all'opera, anche quando il figlio si è allontanato, la compie con questa gioia per il peccatore perduto, per il figlio perduto che è stato ritrovato. Ovviamente la reazione del fratello maggiore è quella della totale incomprensione di quella gioia, anzi è una astiosa rivendicazione di diritti mancati nei suoi riguardi, così almeno lui pensa, da parte del padre. E il gioco sta proprio nel fatto che questo figlio maggiore ha pensato di stare nella casa del padre all'interno di un contratto di scambio. Lui presta obbedienza e riceve il premio per quell'obbedienza, che ovviamente è un'obbedienza molto limitata, è un'obbedienza servile al massimo, non è l'obbedienza filiale alla quale il Signore ci avvia proprio mostrando se stesso nel rapporto con il Padre Celeste. È solo l'obbedienza d'amore che invece ci libera da questa logica che sarà sempre in qualche modo insufficiente, perché non riusciremo mai a stabilire un rapporto adeguato tra ciò che viene prestato e ciò che viene restituito, tra ciò che viene donato e ciò che viene in qualche modo ricambiato. Occorre cambiare totalmente registro. Il registro è quello della totale gratuità, dove tutto sembra essere perduto, perché non ci si può appigliare a nulla per rivendicare qualcosa, ma alla fine, se si capisce la bontà che è nel Padre, il cuore buono che palpita per il bene dei figli da parte del Padre, ecco che allora finalmente c'è la rivoluzione copernicana, un nuovo modo di guardare le cose, e questa perdita iniziale in realtà si trasforma in un dono sempre più grande. E tutte le volte che cadiamo nel peccato si attua questa logica, sia perché vogliamo esercitare come il figlio piccolo una libertà arbitraria, sia che come il figlio grande ci vogliamo invece mantenere in questa logica mercantile e di scambio, ma che soffoca l'amore, soffoca la gratuità dell'amore, soffoca appunto le relazioni umane, riducendole solo a un aspetto esteriore che pur certo fa parte dell'esperienza umana, ma che non la può esprimere totalmente. Allora ricordiamo la gioia che viene ai cieli per ogni peccatore appunto pentito che si riaffida al Padre della misericordia, e non temiamo questo ritorno. Accogliamo tutte le strade che il Signore ci offre perché il ritorno sia facilitato, anzitutto sapendo che Lui ci accoglie, e ci accoglie per liberarci dal condizionamento del peccato e non per schiacciarci con esso.